Il termo più brutto della gestione Maurizi senza dubbio cade di misura in uno scontro diretto, quello contro il Fano. Il Mancini si conferma campo stregato per la formazione biancorossa che perde 1-0, uno scontro diretto con i rivali marchigiani che l'agganciano in classifica a quota 27 punti. Partita non ricca di emozioni, tutt'altro, con la squadra di casa che si fa preferire sia nel primo che nel secondo tempo. È superiore su praticamente tutti i fondamentali. Al nono il rientrante attaccante Scardina devia una punizione di Liviero senza trovare però dei compagni pronti a correggere in porta. Ma le punizioni di Liviero sono un problema per il Teramo. Infatti al 40esimo il gol vittoria arriva proprio da un calcio piazzato del giocatore che era arrivato qualche settimana fa a Pescara e poi è stato trasferito proprio in Granata. Una punizione che trova la testa di Alessandro Celli, uno che a Teramo doveva arrivare quest'estate prima di prendere una via diversa, quella Granata. Il pallone sul secondo palo, Gomis forse vede partire tardi il pallone, sta a guardare la sfera che si insacca sul secondo palo per il gol che deciderà la partita, perché nella ripresa di fatto non succederà praticamente più nulla. Maurizi richiama Sparacello per Barbuti, ma anche il numero 19 non avrà quell'impatto che ci si attende quando una partita va recuperata. Teramo che praticamente si fa vedere solo nel finale con un tiro ciccato da buona posizione peraltro di Saveriano Infantino. Dall'altra parte invece Ferrante, Scardina ma anche Filippini, che parte nel 3-4-1-2 un po' a sorpresa di Epifani, giocano decisamente meglio rispetto agli avanti biancorossi. Una sconfitta dunque sanguinosa che fa fare più di un passo indietro alla formazione di Maurizi, adesso agganciata a quota 27 proprio dai rivali di Epifani, e che sabato pomeriggio devono riscattarsi contro il Monza per una gara contro una big del campionato. Al Bonolis servirà assolutamente un risultato positivo per uscire da queste montagne russe in cui il Teramo una partita la gioca bene e l'altra male. Dunque termina 1-0 con il Teramo che cade ancora in uno scontro diretto e stavolta fa davvero male.